Sindaco, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sicurezza bis. All'interno ci sono misure restrittive per quanto riguarda l'immigrazione. Penso alle multe salate per chi, diciamo, da soccorre navi, ma anche il passaggio della competenza dal Ministero dell'Interno rispetto a quello dei trasporti per quanto riguarda proprio l'accesso delle navi nei porti. Ma è la filosofia di fondo di questo decreto legge che non condivido per nulla, oltre a non condividere una serie di norme. La prima che passa il principio che se un comandante di una nave salva una vita umana e quindi dovrebbe avere l'apprezzamento giuridico, morale, etico, religioso, politico e culturale, viene sanzionato. Quindi questa è la prima aberrazione di questo decreto legge sicurezza bis. Poi si opera con una serie di norme ad personam, con riferimento ad uffici giudiziari evidentemente sgraditi, quindi si cambiano anche le competenze e questo appare molto discutibile sotto il profilo del giudice naturale. Poi c'è una concentrazione di potere sul Ministero dell'Interno, su valutazioni che con l'ordine pubblico non hanno niente a che vedere, perché questo ha a che vedere con la civiltà umana di salvare le vite. Poi aggiungiamo che si va sempre di più verso un paese in cui la repressione del dissenso diventa il mantra dell'ordine costituito, innalzamento di pene enormi in caso di manifestazioni pubbliche, innalzamento di pene enormi se durante una manifestazione accade anche una dialettica aspra tra manifestanti e tutori dell'ordine pubblico. È una deriva autoritaria di cui abbiamo da tempo espresso perplessità in generale. È una torsione securitaria, autoritaria, che va a comprimere libertà civili, intrisa di disumanità. Quindi il giudizio complessivamente è negativo. Prendo atto che il Ministro dell'Interno ha dato una risposta su quell'appello accorato che ho fatto per primo nella città di Napoli. Evidentemente era talmente fondato, a proposito di chi blatera sulla sicurezza e chi ha la capacità di individuare con efficacia e concretezza l'obiettivo. Mi riferisco alle sentenze passate in giudicato che non venivano eseguite perché viene previsto il rimpinguamento del personale per far sì che questa vergogna. Ci voleva il sindaco di Napoli probabilmente a farsi accorgere a tutti e quando parliamo di sicurezza bisogna innanzitutto mettere in condizione l'apparato giudiziario di poter funzionare adeguatamente. Confermo che questo è un governo che spinge l'Italia ad essere sempre più un paese insicuro, con meno libertà per tutti, molto autoritario, oscurantista, che mette in pericolo la coesione sociale.